Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Ciao Mario, oggi commentiamo un articolo dal titolo Bitcoin crosses 50.000 dollari, quindi un Bitcoin vale 50.000 dollari. Vogliamo iniziare chiarendo che cosa sono i Bitcoin? Allora, una spiegazione esaustiva del meccanismo delle criptovalute, del Bitcoin, che è la prima criptovaluta, non può prendere meno di un'ora. Però diciamo che molto molto semplicemente, il Bitcoin è un sistema di certificazione delle transazioni. Quindi se io ti faccio un pagamento, la transazione viene registrata in un libro mastro, no, ledger, che in inglese vuol dire proprio libro mastro, quello delle aziende, e tutti i nodi, tutti i computer della rete del Bitcoin, cioè quelli che contribuiscono a far funzionare il sistema del Bitcoin, certificano con un meccanismo matematico, certificano questa transazione. È diciamo democratico e distribuito, cioè non esiste un computer che ha più autorità degli altri. Quindi tutte le transazioni che vengono certificate come vere dalla maggioranza dei computer vengono accettate e messe poi dentro il libro mastro. Ma dove risiedono i computer che certificano le transazioni? Risiedono un po' a casa delle persone, molto raramente. Risiedono principalmente in posti dove l'energia elettrica è poco cara, costa poco, che vuol dire principalmente in Cina. Adesso le stime non sono precise, comunque circa il 60% delle certificazioni, diciamo, viene fatto in Cina. Quindi è la Cina che certifica alla fine? Diciamo che sono dei cinesi che certificano. Per il momento lo Stato cinese non mette il naso, non mette il becco nel sistema di Bitcoin, ma sicuramente è un po' una spina nel fianco del governo cinese, perché soprattutto in Cina i Bitcoin vengono utilizzati e ovviamente tutte le transazioni sono esentasse. Cioè, diciamo che i Bitcoin sono un ottimo strumento per pagare in nero, per pagare dei servizi poco legali. L'Economist dice che il gioco si fa nelle banche centrali, ma che cosa vuol dire? Perché si fa nelle banche centrali? In che modo? Allora, adesso abbiamo spiegato molto in maniera super veloce, super leggera, che cos'è un Bitcoin. Però il meccanismo di certificazioni delle transazioni è veramente intelligente. L'articolo di questo personaggio mitologico, Satoshi Nakamoto, che non si sa chi sia, ma che diciamo ha inventato le criptovalute, con un articolo tra l'altro non particolarmente difficile da leggere. Adesso lo mettiamo poi nei commenti, diciamo, chiunque ne capisca un po' di matematica e di informatica può capirlo senza troppi problemi. È geniale, ok? Qual è il problema? Allora, uno che abbiamo già detto è che se il 60% dei computer possono essere controllati, per esempio, da un governo, addio cyberpunk, no? Addio questo anarchismo cibernetico, semplicemente è il governo che ha in mano tutto quanto. Due, nel caso dei Bitcoin le transazioni sono comunque molto lente, proprio perché devono essere certificate e ricertificate. Hai bisogno di mezz'ora, un'ora prima di essere sicuro che la tua transazione sia effettivamente ben sistemata nel libro mastro. E poi, abbastanza importante, c'è anche il fatto che non esiste appunto un'autorità centrale, quindi vuol dire che tu hai un portafogli che in realtà è un numero, e a questo numero vengono associati dei Bitcoin all'interno del libro mastro. Okay? Ma questo numero ce l'hai tu. Nel senso, se tu hai 10 bitcoin, cioè al momento 500.000 dollari, e mi chiedi di fare una cosa sporca, illegale, come mi fai a pagare? Semplicemente mi dai questo numero e io divento proprietario di questi 500.000 dollari. Okay? Se però poi io perdo questo numero, ammettendo che tu sia stato onesto e abbia distrutto la tua copia del numero, questi 500.000 dollari, o comunque questi bitcoin, non sono più di nessuno, perché non è la persona che possiede, è un numero, ok?
è una chiave in realtà, che possiede e associata a certi bitcoin. E questa cosa ovviamente non è molto comoda, cioè immaginiamoci di perdere la carta di credito e basta, cioè tutto quello che abbiamo sul conto sparisce. Okay? Quindi è qui che entrano in gioco le banche centrali. Esatto, siccome il meccanismo, ripeto, è geniale, il meccanismo delle cryptocurrency, quindi del bitcoin, che è stata la prima criptovaluta, è veramente bellissimo. Ovviamente le banche centrali, che comunque ricerca in questo campo ne fanno, vogliono passare a utilizzare un sistema vicino a quello delle criptovalute. Ovviamente senza tutti i problemi connessi di cui abbiamo parlato. Quindi non si sa bene che tipo di criptovaluta verrà fuori, ma di sicuro le tre banche centrali principali, cioè americana, la Fed, la Banca Centrale Europea, di cui era governatore Mario Draghi e adesso è governatrice la Lagarde, e la banca cinese, ovviamente, vogliono mettere su il loro sistema. La cosa che a me personalmente ha stupito è che non si parla di 10 anni, qua si sta parlando del 2024-2025, quindi tra pochi anni sicuramente le banche centrali metteranno a disposizione di tutti una criptovaluta. Ovviamente questa criptovaluta, altro difetto del bitcoin, è che schizza su, schizza giù, onestamente mettersi a pagare con una cosa che adesso ti pago 50.000 euro e poi però la settimana prossima il tuo bitcoin vale 1.000 euro, no, insomma, questo grande affare non è. Quindi ovviamente una criptovaluta pegged in inglese, quindi legata all'euro, comunque alla moneta del paese, e soprattutto una criptovaluta in cui l'autorità centrale esista, quindi sia la banca centrale. Così uno, se perdiamo il numerello, comunque possiamo andare in banca e dire sono sempre io, quindi vorrei indietro i miei soldi. Cioè, comunque vorrei ritornare ad essere associato a un patrimonio. E due, soprattutto per insomma, le transazioni non possono essere totalmente anonime, giustamente anche, cioè, ci vuole con la tracciabilità viene anche la certezza che le transazioni illegali diventino sempre più difficili. Tra l'altro, con buona pace di Elon Musk, che vabbè, mo si mette ovviamente a fare marketing sulla sola notizia della settimana, il bitcoin è anche tremendamente inefficiente dal punto di vista energetico. Cioè è molto più, energeticamente è molto più efficiente farsi certificare una transazione da un notaio che attraverso la rete del bitcoin. Se consideriamo che lo 0,5% di tutta l'elettricità mondiale, cioè 0,5%, ci sono 200 stati, tipo l'elettricità di uno stato, se tutti consumassimo uguali, è utilizzato solamente per la certificazione delle transazioni su Bitcoin. Quindi è la cosa meno green, meno verde che si possa immaginare al momento. Lo 0,5 solo per... Un due centesimo. È incredibile, ok. Non avevo la minima idea. Un due centesimo dell'energia mondiale è sprecata per queste transazioni, diciamo, di dubbio gusto, di dubbia legalità.